Saverio, veramente meritati questi applausi. E adesso, dulcis in fundo, Marco Travaglio, che ha altre cose da raccontarci e gli passo subito la parola. Sì, quando abbiamo deciso di scrivere questo libro, cioè un anno e poco più fa, estate scorsa, e abbiamo cominciato a scriverlo, di mafia davvero non parlava nessuno. Non ne parlava il governo, salvo appunto averci detto nel 2001 che bisognava conviverci. Non ne parlava l'opposizione. Non ne parlavano i giornali, non ne parlava la televisione, ci aveva provato un'unica trasmissione negli ultimi 4 anni, Report, e poi avevano dovuto subito fare una trasmissione di riparazione perché per la par condicio quando si fa una puntata contro la mafia giustamente quando si fa una puntata contro la mafia poi bisogna farne pure una a favore per riequilibrare. E poi era di nuovo calato il silenzio perché a nessuno viene voglia di trovarsi in mezzo alle polemiche o addirittura di trovarsi licenziato come Biagi o epurato come Santoro e Luttazzi, e quindi si è continuato a tacere, se non che poi sono avvenuti una serie di fatti che hanno costretto in qualche modo, magari in piccoli trafiletti o in piccoli annunci televisivi, l'informazione a tornare ad occuparsene, perché erano talmente grossi che in qualche modo andavano gestiti, non li si poteva nascondere. Facciamo un breve riepilogo. Ottobre, 12 ottobre dell'anno scorso, sentenza di Cassazione su Andreotti. Come ricordava Saverio Lodato, copertura televisiva zero, trasmissioni televisive sul processo Andreotti zero. Quel poco che abbiamo sentito dai telegiornali ci ha detto hanno assolto Andreotti anche in Cassazione, finito, non aveva fatto niente. Caselli aveva sbagliato persona e quindi è iniziato il processo a Caselli. In Parlamento Marcello Pera, chiedo scusa alle signore per la parola pera, ha iniziato un processo politico a Giancarlo Caselli. L'avvocatessa Bongiorno ha potuto convincere milioni di italiani che aveva vinto il processo mentre l'aveva perso, tant'è che aveva ricorso contro la sentenza di appello che dichiarava mafioso Andreotti fino al 1980, reato commesso ma prescritto, e la Cassazione ha respinto il ricorso di Andreotti fatto dall'avvocatessa Bongiorno e l'ha condannato a pagare le spese del processo, segno evidente che l'aveva perso perché altrimenti non l'avrebbero condannato a pagare le spese, ma tutti pensano che l'abbia vinto. È un curioso destino quello dell'avvocatessa Bongiorno, che riesce a convincere milioni di persone che vince tutti i processi, mentre in realtà almeno quelli famosi li ha persi tutti, perché oltre ad Andreotti ha difeso pure Bettarini nel calcio scommesse, Bettarini è stato prontamente condannato, ha difeso Totti davanti alla giustizia sportiva per lo sputo dei campionati di Spagna, Totti è stato radiato dai campionati di Spagna, è intervenuta poi recentemente sul referendum per la fecondazione assistita e lì si è capito come sarebbe andato il referendum sulla fecondazione assistita, è il bacio della morte proprio. No. Non so se avete notato che l'altra sera Mentana, nella prima sfida con Vespa, ha voluto come sua ospite l'avvocatessa Bongiorno. Ha perso la sfida con Vespa. 17-24. Però tutti convinti che l'abbiano assolto, per cui noi andiamo in giro a presentare il libro, a dire non è vero che l'hanno assolto, tutti ci guardano così, come dire ma se la televisione ha detto così e i giornali hanno detto così, e questo è indicativo. Se non sappiamo com'è finito il processo a uno che ha governato l'Italia per 50 anni, figuratevi che cosa sappiamo del resto, se riescono a nascondere quel po' di roba che vi ha spiegato Saverio. C'è stato 2 mesi dopo la sentenza di primo grado contro Marcello Dell'Utri, condannato a 9 anni per mafia. Marcello Dell'Utri non è un passante, Marcello Dell'Utri non è neanche un peone del Parlamento. Marcello Dell'Utri è l'inventore di Forza Italia, è un senatore della Repubblica. Marcello Pera, mi scuso sempre con le signore per il termine, l'ha nominato membro del Consiglio d'Europa in rappresentanza dell'Italia insieme a Lino Iannuzzi, sono entrambi pregiudicati. Noi i migliori li esportiamo proprio all'estero per migliorare ulteriormente la nostra immagine. Per migliorare la nostra immagine, che già peraltro è molto prestigiosa negli ultimi anni,
membro del Consiglio d'Europa e senatore della Repubblica, inventore di Forza Italia, recentemente nominato selezionatore e organizzatore delle candidature della prossima campagna elettorale per la Casa delle Libertà, perché come è noto, come li seleziona Dell'Utri, non li seleziona nessuno. Dell'Utri è quello che già nel 73 dimostrò questo suo fiuto da rabdomante, andando a prendere un mafioso a Palermo per portarlo a fare lo stalliere a casa di Berlusconi, quindi proprio un selezionatore come quello non l'hanno più trovato e quindi lo confermano, squadra che vince non si cambia. Bene, Dell'Utri è quello che in tutte le convention di Forza Italia Berlusconi prende, lo abbraccia, poi gli tira su il pugno e dice: signori, questo è l'uomo senza il quale Forza Italia non esisterebbe. Ed è perfettamente vero, ha ragione, non sono cose che bisognerebbe dire troppo in giro, io non capisco cosa ci sia da vantarsi, no? Bisognerebbe tenerla nascosta questa circostanza, invece lui se ne vanta, contento lui. Dice: senza un pregiudicato per frode fiscale, false fatture, condannato in primo grado per estorsione e mafia, voi non esistereste. Pensate che gioia tra il pubblico, no? Proprio entusiasmo. Ecco, questo signore è stato condannato a 9 anni per mafia. Avete trovato traccia di questa notizia in qualche talk show televisivo, dal noto comunista Mentana che fa la resistenza dall'interno del gruppo Fininvest, a Vespa, a Floris, a come si chiama quell'altro, Masotti, Moncalvo, eccetera. Nessuno ne ha parlato, zero. Zero, se lo ricordano ancora perché è stato cacciato Santoro, perché è stato cacciato Luttazzi, perché hanno parlato di Dell'Utri, mica perché Luttazzi annusava le mutandine della Falchi o mangiava la popò. Tra l'altro la Falchi non era ancora la moglie di Ricucci, quindi proprio non contava assolutamente niente, non è per quello che l'hanno mandato via perché ha parlato di Dell'Utri, e Santoro l'hanno mandato via perché ha parlato di Dell'Utri, non perché è di sinistra, perché è di sinistra anche Floris, soltanto che Floris di Dell'Utri non parla perché ci tiene alla poltrona e quindi infatti è ancora lì e nessuno polemizza mai con lui, quindi nessuno ha parlato di questo piccolo dettaglio. L'uomo senza il quale non esisterebbe Forza Italia è stato condannato per mafia a 9 anni. Altrimenti poi è difficile dire che Caselli ha fallito a Palermo, e se uno viene a sapere che l'hanno condannato a 9 anni e che poi Andreotti era pure colpevole fino al 1980, allora uno poi dice: ma allora non ha mica fallito, allora ci ha azzeccato, no? Uno poi capisce se viene a sapere le cose, quindi meglio non farle sapere. È stata avviata e completata l'epurazione al pool antimafia di Palermo con la cacciata di Ingroia, Scarpinattolo, Forte, Natoli e altri che se ne erano già andati prima. Tutti quelli che hanno fatto i processi sulla mafia e il potere non possono più occuparsi di mafia. Ingroia è stato mandato dall'attuale suo capo a occuparsi di immigrazione clandestina e terrorismo islamico, che come voi senz'altro avrete saputo, il terrorismo islamico ha in Palermo una delle sue centrali mondiali proprio, e Al-Qaeda a Palermo ha il suo avamposto principale, quindi occorre mettere le migliori forze, come diceva Johnny Stecchino, il traffico e lo scirocco, no? Sono le emergenze vere di Palermo, adesso c'è pure il terrorismo islamico, ci hanno messo in groia. Il 28 dicembre è uscita la motivazione della sentenza Andreotti, nella quale la Cassazione spiegava in varie centinaia di pagine come egualmente Andreotti è stato mafioso fino al 1980, ma anche quella non ce l'hanno fatta sapere. Vespa quella sera si occupava del caso di Cogne, tanto perché era la 35esima puntata, è proprio questa saga e non finisce mai, no? Quando non sa come coprire una notizia scomoda, Cogne si porta su tutto, no? È un evergreen, va sempre bene, c'era la Palombelli che descriveva il pigiama della signora Franzoni e il criminologo Francesco Bruno con la solita cravatta. Ecco, questo è quello che è accaduto quella sera. Forse perché Vespa ha il plastico della villetta di Cogne, ma non gli hanno ancora fabbricato il plastico della tenuta di caccia di Catania, dove si incontravano Andreotti e Stefano Bontate per programmare il delitto Mattarella, no? Sarebbe carino anche vedere il plastico, Andreotti che arriva con la macchina, dei cugini Salvo, no? Poi Stefano Bontate che arriva dall'altra parte, dal retro, accompagnato da Angelo Sino che gli fa l'autista, poi parlano, poi escono, è carino anche scenograficamente, no? Però purtroppo lui c'ha il plastico di Cogne, quindi non può fare la puntata su Andreotti perché sta aspettando che glielo fabbrichino.
Il 31 dicembre, cioè 3 giorni dopo le motivazioni di Andreotti, il governo si è riunito in seduta straordinaria, era San Silvestro, tutti preparavano l'anno nuovo, loro preparavano un decreto per impedire a Caselli di diventare procuratore nazionale antimafia. È un'operazione strepitosa, un piano per